Arancini o arancine? Come si dice? Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Tra tanti problemi che l'Italia affronta in questo periodo, neve, terremoti e tutte queste cose, ci mettiamo anche un discorso serio qui intrapreso da noi stessi medesimi. Bensì, arancino, arancine, arancina, come si dice, come si fa? Bene, per dirimere questo dubbio, oggi un video in collaborazione con una palermitana doc, Annalisa del canale Casa Superstar. Ciao Annalisa! È il marito di Annalisa, appunto Filippo. Faremo un video Catania-Palermo andata Filippo, noi ritorniamo. Si vedrà in questo video. Filippo, faccela vedere, faccela toccare, giusto? Filippo è discreto, non è uno sfacciatone come te. E allora, dirimeremo l'annosa questione della guerriglia tra l'arancino catanese e l'arancina palermitana. Scoprirete guardando i nostri due video che al nome differente corrisponde un prodotto differente. L'etimologia del nome viene comunque dalla nostra, dal nostro agrume principe, l'arancia. Solo che i palermitani fanno quelli fini e lo dicono in italiano, l'arancia piccola, l'arancina. Noi catanesi, siamo vastasi, che siamo così un po' più rustici, diciamo così, non abbiamo affari nobili, lo mi chiamiamo in dialetto. Non l'ho detto io, amici catanesi, non l'ho detto io, l'ha detto lei, quindi detto se dovete sabotare la va macchina, ben, diciamo, mi raccomando, è la stessa. Allora, noi catanesi invece, diciamo, prendiamo sempre il termine dall'arancia, ma in dialetto, l'arancia in dialetto si chiama aranciu, in dialetto quindi al maschile, quindi arancino viene fuori al maschile. La Crusca recentemente ha dato ragione ai catanesi, ma poi subito dopo si è contraddetto e ha dato ragione ai palermitani, ma a noi non ce ne frega niente. Amici di avere della la Crusca, ragione. Mi raccomando, è buona solo per gli stitici, quindi. A noi non ce ne frega niente di come si chiama quel robino ovoidale che mangiamo con tanto gusto. Chiedete un'arancina se andate a Palermo, come faccio anch'io, o chiedete un arancino se verrete a Catania. Ma attenzione, non troverete la stessa cosa. Spostiamoci in cucina e andiamo a vedere come si fa l'arancino catanese. Ed ecco, benvenuti qui alla nuova video ricetta degli arancini catanesi, sì, in collaborazione con la nostra amica Annalisa. Già l'abbiamo detto. E quindi mi raccomando, questi qua sono gli ingredienti che servono a fare gli arancini catanesi. Ingredienti per 10 arancini. Perfetto. Allora, innanzitutto ci occorre mezzo chilo di riso. Il riso si deve dividere in due qualità. Dobbiamo fare 250 grammi di originario, sì, e 250 grammi di riso Roma. 1 litro e 100 di acqua. Eccolo qui. 60 grammi di burro, 10 grammi di sale, 10 grammi di dado. È un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Quindi questa è la base. Poi per il condimento invece interno ne rifaremo a ragù. Certo, occorrerà una cipolla, due carote, un po' di sedano, questo va a gusto, due foglie di alloro. Alloro! Mezza sottiletta per ogni arancino. Ma potete sostituirla anche con i preparati, quelli per pizza, un formaggio a pasta filante. Io non voglio farli troppo filanti perché sennò Enzo non li mangia. Bravo. Quindi userò le sottilette che ci stanno benissimo. 125 grammi di tritato di suino, 125 grammi di tritato bovino. Bene, qui ne vedete il doppio perché io faccio un ragù più abbondante, perché lo userò anche per la pasta. Allora, dei 150 grammi di tritato di bovino e di tritato di suino dovete farne metà tritato finemente, mentre l'altra metà dovete farvela tagliare a tocchetti. È proprio questa una delle caratteristiche dell'arancino catanese, che abbia dentro i bei pezzi di carne, come il ciappi in pratica. Ah, e poi che abbia anche il formaggio filante. 125 di grammi. Cui mettiamo 70 tritati e l'altro e la rimanente parte a tocchetti, 70 tritati di bovino e la rimanente a tocchetti. Benissimo. 100 grammi di piselli surgelati, mezzo bicchiere di vino bianco, yes, una bottiglia di passata di pomodoro, sale quanto basta e pepe quanto basta.
soggettivo e a gusto. Perfetto. Per quanto riguarda invece l'ultimo step, ci occorrerà un uovo, della farina per creare una pastella molto liscia con dell'acqua e poi ovviamente il pan grattato, che noi qui chiamiamo la mollica, il pan grattato comunque per il resto d'Italia, 1 litro di olio per friggere. Non vi consiglio l'extra vergine di oliva perché sennò vengono delle bombe pesantissime. Cominciamo subito. Versiamo in pentola 1 litro e 100 di acqua. 1 litro e 100 di acqua. Versiamo il sale, mettiamo il dado, mettiamo dentro nell'acqua il burro, i 60 grammi. Sì, sì. E un bel cucchiaiazzo, detto proprio così, cucchiaiazzo di concentrato di pomodoro. Poppete. Mettiamo questa pentola sul fuoco. Quando l'acqua raggiunge il bollore, butteremo dentro il riso, che come vedete già ho diviso nelle due qualità, originario e Roma. Andiamo a mettere sul fuoco l'acqua. Riduciamo a tocchetti tutte le nostre verdurine, quindi spostiamoci ai fornelli. L'acqua con gli ingredienti bolle, versiamo il riso. Diamo una prima rimestata. Facciamo prendere bollore di nuovo, quindi una seconda rimestata, dopodiché il riso non va più toccato, va lasciato a fuoco basso ad assorbire tutta l'acqua. In una bella padella capiente facciamo tre bei giri d'olio, è inutile qui essere parsimoniosi. Brava, brava, fai bene. Dopodiché versiamo carota, cipolla e sedano che avremo già ridotto in tocchetti. Quindi mescoliamo bene tutti gli ingredienti e facciamo soffriggere un pochino. L'acqua ha ripreso a bollire, diamo un'altra mescolata ben bene, stacchiamo tutto quello che c'è da staccare dal fondo, abbassate al minimo la fiamma e fate andare finché tutta l'acqua non sarà assorbita. Wow, come vedete sta incominciando a imbiondirsi. E c'è un profumo di ripieno di arancino stupendo. Diglielo, diglielo. Peccato, peccato. Quando inventeranno la telecamera che fa sentire anche gli odori? Ok, a questo punto possiamo versare la carne. Facciamo rosolare ben bene il tutto. Rosolare. Come vedete qui l'acqua si è del tutto assorbita. Assaggiamo il riso per vedere se è pronto. Ok, possiamo spegnere la fiamma. Bene, a rosolatura avvenuta, cioè quando tutta la carne è esternamente quantomeno cotta, prendiamo il nostro vino, il nostro bicchiere di vino e buttiamo dentro. Facciamo ben sfumare il vino. Quando tutto sarà evaporato continueremo ad aggiungere i nostri ingredienti, non prima. A questo punto saliamo a piacimento, versiamo la salsa, foglioline di alloro, rimestiamo un attimo tutto, aggiungiamo un altro cucchiaio di concentrato di pomodoro. Per contrastare l'acidità io aggiungo sempre un cucchiaino di zucchero, l'acidità della salsa, un cucchiaino di zucchero, e in ultimo aggiungiamo i piselli ancora surgelati, cuoceranno all'interno del ragù. Una bella rimestata, prendete un super paraschizzi, abbassate la fiamma e fate cuocere finché questa bella salsa non sarà ben ridotta, e attendiamo con fiducia. Fuoco basso. Ho lavato una leccarda e verso in questa il riso, quindi spianerò completamente il mio riso per farlo raffreddare. Che dite, abbastanza stretto? Io credo proprio di sì, e fa un profumo, ragazzi. Bene, siamo pronti per fare gli arancini, evviva! Cioè, come deve essere, tondo, piatto, ovetto Kinder, pizza, bene, quindi si inserisce. Ah, ho capito. Dopodiché, con le dolci manine pulite, si prende il riso, scusate, e lo si inserisce all'interno sino a colmare l'orlo. Così. Ok, poi?
Quindi si chiude così e si fa questo. Si pratica un foro. Così avrete quindi lo spazio per il ripieno. Pigliamo il ripieno. Si prende il ragù. Allora, stando attenti ad infilare anche dei pezzi grossi di carne, non sia mai che in un arancino catanese non ci sia il tocchetto di carne, si potrebbe anche essere denunciati. Quindi si mette il formaggio. Potete usare, come vi ho detto, anche le mozzarelle che non perdono acqua, quindi quelle da preparati per pizza. Noi, siccome abbiamo un bimbo viziato, mettiamo la sottiletta light. Come la metto? La divido a pseudo metà. Hai fatto un coso? Faccio un toppolo, pallina, detta anche pallina. Dopodiché inserisco un altro pochino di ragù, poco, quindi riso posteriore, pressione. E voilà! Bellissimo. Il nostro primo arancino è pronto per la terza fase. Ora facciamo tutti gli arancini, quindi ci vediamo per l'impanatura. Adesso facciamo la pastella per impanare gli arancini. 4 cucchiai di farina e un bicchiere d'acqua. Versiamo piano piano l'acqua. E uniamola alla farina. Non deve far grumi. Dopo aver fatto ben bene amalgamare farina e acqua, aggiungiamo un uovo. Nell'altro recipiente versiamo un bel po' di farina, proprio tanta, in modo che l'arancino possa essere tuffato qua in mezzo. Prendiamo il nostro arancino, immergiamolo, facciamo fare un bel giro da tutti i lati, base, quindi scoliamo e tuffiamolo anche nel pan grattato. Facciamo aderire il pan grattato ben bene. Ok, il nostro arancino è pronto per essere fritto. Prima però prepariamo tutti i suoi fratelli. Ho riempito un tegame con 1 litro di olio, come vedete il tegame è abbastanza alto. Cuocerò 3 arancini alla volta, faccio ben bene andare l'olio, lo faccio diventare bello rovente. Mentre l'olio li scalda, su di un piatto poggio dei tovaglioli su cui adagiare gli arancini appena fritti, per farli scaricare dell'olio in eccesso. Ok, possiamo immergere i nostri arancini. Vado, bravo, 1 e 2. Fate imbiondire, non sbruciacchiare. Bello e dorato il nostro primo arancino, pronto per essere gustato. Continuiamo con la cottura degli altri e ci vediamo alla fine. Ed ecco i nostri arancini caldi e pronti per il mosso. Sono veramente bellissimi, complimenti per la forma. Sì, apriamo, vediamo com'è. Vediamo com'è. Wow! Caldo, eh. Wow! Aspettate che esce il fumino dell'arancino, ragazzi. Yuppie! Buon appetito. E quando li mangiate pensate a me, a Gabriele. Annalisa, vuoi favorire un arancino di Catania? Quindi amici, provate questi arancini catanesi e poi andate dalla nostra amica e provate anche quelli palermitani. Provate gli arancini di tutta la Sicilia e mi raccomando, vi lasciamo le foto.
visto come è semplice fare l'arancino catanese con questo armiglio che si chiama arancinotto? Lo potete trovare naturalmente su internet, vedete voi dove, a noi non ci interessa. No, per noi catanesi è... l'arancino è uno di quegli alimenti che non conviene fare a casa. Facciamo prima ad andarlo a comprare che non a, a confezionarlo noi. Questo è un video dedicato a chi non ha gli arancini al bar, nel bar sotto casa, perché veramente un arancino quanto costa? 1,50 euro? Fai prima a comprartelo, sì, sì, infatti, che non a fare tutto questo lavoro per bene, farlo. Quindi a meno dedichiamo... che abiti fuori, sei lontano da casa e allora ti serve anche l'arancino. Brava! E qui veramente mi concedi la palla al balzo per salutare tutti i nostri amici che sono comunque emigrati per motivi vari conosciuti ed eventuali. Magari da generazione a generazione o ultimamente grazie a questo stato che ci sta spremendo gli arancini. No! Bene, bene, benissimo! Va bene, detto ciò vi mettiamo in palio una macchinetta per fare gli arancini e quindi se lasciate un commento qua sotto e ci dite cosa vi piace dei nostri arancini o quello che volete o quello che ricordate nella vostra memoria degli arancini o quello che vorreste sapere sugli arancini, lasciate un commento e noi poi in questa data sorteggeremo un fai arancini. Proponeteci le vostre ricette, perché poi ogni famiglia ha il proprio modo di fare gli arancini, le arancine. Presto vi faremo anche gli arancini al forno, perché a Catania, oltre alla versione classica fritta, c'è anche quella al forno, che non è più leggera, è solo al forno, quindi vi faremo conoscere anche quella. È fintamente leggera. Fintamente leggera. Correte subito a Palermo da Annalisa e andate a guardare come si fanno le arancine. Scoprirete che sono veramente due prodotti molto simili, con una stessa radice, ma con una variante intrinseca tutta da assaporare. Bene. Saluta Filippo. Salutiamo Filippo, grazie per le vostre ricette, noi ci vediamo presto. Ciao Annalisa, ciao Filippo, ciao ragazzi, ci vediamo sempre qui. Tu le vostre tavole. Ciao.